Vediamo un po' Di Maio. Non vi lamentate quando in Senato fate atti eversivi di questo tipo se poi fuori i cittadini vengono a manifestare in maniera violenta. È inutile che vi mostrate sconvolti del fatto che qui i tassisti o quelli della Bolkestein o i marittimi vengono qui a protestare e fanno esplodere anche dei petardi. È inutile che vi lamentate delle manifestazioni forti fuori dal Parlamento se qui dentro fate atti eversivi di questo tipo. Questa è una vergogna. Ma è una cosa allucinante. Ma come atti eversivi? Adesso io non avrei votato avrei votato per la decadenza di Minzolini. Credo sia stato un errore che altri abbiano fatto. Tuttavia era stata data libertà di voto, perché comunque il voto del parlamentare contiene anche un elemento, almeno il gruppo l'aveva, di libertà di orientamento. Non è un voto eversivo, è un voto sbagliato secondo me, ma non è un voto eversivo. Eversivo è quello che dice Di Maio. Che dice, non vi stupite se arrivano i petardi e la violenza. Queste sono dichiarazioni da un vicepresidente della Camera. Sì, Di Maio in buona sostanza dice, la legge non è uguale per tutti e quindi magari chi sta a casa questa cosa qui non la capisce proprio bene bene. È un irresponsabile.